Jack, nutri ragni barra seta. Oh, vediamo se questo animale qui mangia. Lo nutriamo in diretta. Vabbè, velocissimo. Sì. Brutale lui. Ebbene sì, ciurma, siamo tornati a parlare di ragni. I vostri amati ragni. Bentornati ad Arachnofilia, la miniserie che ho realizzato proprio per questo canale Barbascura Extra, in cui raccontiamo il mondo dei ragni e soprattutto di quanto siano fighi. Ve la dobbiamo far passare questa fobia. Tra l'altro sono strafelice perché questa è solo la prima serie di una lunga serie di video in cui è coinvolto l'intera Barbatroupe e gli altri collaboratori del Barbaverso, che mi aiutano a fare le cose male, ma meglio, obiettivamente. Mentre io, casomai, lavoro su altro, come scienza brutta, non ho detto niente. Rendono tutta la realizzazione molto più festosa. Ci divertiamo. Tutto questo non sarebbe minimamente possibile se non avessimo degli sponsor, delle persone che hanno creduto in noi, in questo progetto, ed hanno deciso di supportarci. Quindi, prima di passare ai ragni, lasciatemi brevemente presentare lo sponsor di oggi, Young Platform. È un progetto tutto italiano che si pone come obiettivo quello di rendere accessibile il mercato delle criptovalute. Accessibile ai meno esperti, tipo me. Young Platform fa principalmente divulgazione su questo settore. Non sono di quelli che ti dicono, ma no, che belle le criptovalute, diventi ricco, compra, vendi, investi, compra, è uscita la nuova criptovaluta di Chris Rock, presa a schiaffi, guarda, una cosa incredibile, diventerai ricco sfondato. Di quella gente purtroppo internet è fin troppo piena, sono veramente euforico. Young Platform vuole educare le persone a questo mondo delle criptovalute, spiegando come funziona, come ci si muove, come non ci si muove, e se vuoi poi puoi anche investire, capiamoci, ma non è che ti spronano a diventare ricco in un giorno. È un avvicinamento a questo mondo in modo critico e sano, senza fretta, in modo da renderlo molto affascinante. Ad esempio con Young Platform Academy, che è una sorta di Wikipedia gratuita con rubriche scritte e video approfondimento, partendo dalle basi fino alle nozioni più complesse. Oppure ci sta l'app completamente gratuita Young Platform Step, in cui semplicemente completando alcuni quiz, sfide, obiettivi, potete ottenere dei benefici, degli sconti e tanto altro. E lì ci trovate anche un progetto che si chiama Crypto Attack con Giovanni Mucciaccia. Che incredibile timeline è questa in cui viviamo. Se vi interessa vi lascio il link per scaricare Step gratis qui sotto. Ma infine ci sta anche Young Platform Exchange, che è veramente facile da usare ed è disponibile anche nella versione salvadanaio, che ti permette di acquistare in modo ricorrente le tue criptovalute preferite senza pensieri. L'exchange qui è vigilato da Banca Italia ed opera solo con banche italiane, quindi questa è un'ulteriore sicurezza per tutti. Ed inoltre ha anche una sezione pro per gli utenti più esperti che vogliono fare cose più pro. Io comunque vi consiglio di dare un'occhiata a questa piattaforma, anche perché è davvero completa, è facile, è costruita per tutti, anche per gli ignoranti come me. Vi metto in descrizione il link dove potrete registrarvi anche a questo, ed effettuando il primo deposito di 50 euro potrete ricevere anche un bonus di benvenuto di 25 euro. E che vuoi di più, una fetta di culo? Tu però, vabbè, io direi di tornare ai ragni, anche perché lui di exchange non ci capisce una mazza, di ragni invece è molto molto esperto, vero? Si vede che ancora si muove, si vede che non gli inietta neanche il veleno, perché è in grado di bloccarlo senza... No, ma io vedo chiaramente che gli ha penetrato... No, penetrare lo penetra perché deve bloccarlo, ma probabilmente non gli sta iniettando niente. Beh, si deve sentire fortunato a riguardo. Compa, almeno non ti sta iniettando niente, tutto a posto. Sarà una morte più lenta e dolorosa. E vabbè. Guarda come si guarda intorno, tipo, mi guardano tutti mentre mangio. Sono una star. Questo non è veloce, vero? No, questo è abbastanza veloce, ma resta lì. Non si arrampica tanto bene, quindi questo è... Sono felice di saperlo. Ho voglia di accarezzargli il culetto, l'addome, però... Però meglio di no, dai, meglio non di farlo. No. Lui intanto mangia con calma, bello. Fast as fuck, boy! Cos'è? Indignato, mi stai chiudendo? Ma quante volte al giorno gli dai da mangiare? No, una volta ogni 2 mesi, 3. Sì, sono un metabolismo molto lento. Esatto, sì, questo è un caso. È un caso assolutamente. Di solito non gli do da mangiare. Quindi, vabbè, comunque. Sanno lo pistosoma ciccione rispetto al corpo, non c'è bisogno di alimentarli. Comunque, diciamolo che se hai dei ragni, forse hai dei problemi. No, non è quella di sicuramente. No, se hai dei ragni, devi avere anche le prede vive. Esatto. Ma sì. Loro non mangiano le prede morte, comunque. Ma non tanto, no. Hanno bisogno di stimoli. Hanno bisogno di stimoli. Cioè, alcuni ragni possono, sì, mangiare delle prede morte, però è difficile. Preferiscono il vivo, sicuramente. Ok, ok. Cioè, e non quindi... è come tipo i serpenti che si possono abituare al morto. E quindi, se allevi i ragni, devi anche...
anche allevare gli scarafaggi. Gli scarafaggi. O i grilli, a seconda della situazione. Se parlare di ragni è già un problema, perché moltissimi proprio rigettano completamente l'argomento, parlare di scarafaggi e di grilli, sì, per alcuni è anche peggio, sì, il che è bellissimo. Molte volte ho più problemi con gli scarafaggi rispetto magari ai ragni. La gente viene qua, guarda i ragni, poi guarda lo scarafaggio e... Ehi amico, io ti buco! Lo senso di schifo. Però hanno un problema loro, cioè voglio dire, che cazzo. Vabbè, e com'è allevare gli scarafaggi, i grilli? Allora, cioè, allevare gli scarafaggi, i grilli in generale è abbastanza semplice. Facciamoli vedere. Questi sono i grilli. Gli scarafaggi sono quelli, hanno le loro carotine, esatto, ecco. E qui c'è, tra l'altro c'è un aneddoto molto molto interessante. Questi sono scarafaggi, vediamo adesso, dobbiamo beccare quello dove c'è lo scarafaggio. Eccolo scarafaggio, e che bella blattona. C'è un aneddoto molto interessante. Allora, praticamente questi scarafaggi non riescono a arrampicarsi, cioè, okay, uno potrebbe mettersi qui a prendere, però una volta a me è capitato di allevare degli scarafaggi che si arrampicavano anche molto bene, e quindi questo mio caro amico, che era un esperto allevatore di scarafaggi, mi disse: se vuoi evitare che questi scappino in giro per la casa, dovrai spalmare sul contenitore un po' di vasellina, così che loro non riescano poi, certo, a fare presa. Allora io ero un periodo in cui riproducevo anche i ragni, quindi avevo delle uova di ragno, gli scarafaggi tendenzialmente mangiano delle carote, e quindi andai al supermercato per comprare la vasellina. E questa è la, È il collant che uso per separare le uova di ragno dal substrato umido, in modo, okay, da fare un'incubatrice. Ok, perfetto. Andare al supermercato e prendere tutte queste cose. E io in quel momento lì non è che stavo lì a pensare, ma chissà se è equivoca sta cosa. E quindi mi presentai alla cassa con un chilo di carote, un barattolo di vasellina e dei collant. Ok, festa grossa stanotte, esatto, ragazzi, tranquilli. La cosa bella è che mentre la cassiera passava, vedevo che mi guardava male. E io quando... Comunque, se ti guardava male era perché era una bigotta. Non so, già, comunque fa un po'... Quando realizzai cosa stava succedendo, ho detto: ma no, è per gli scarafaggi. E quindi anche peggio, tutta la bellissimo, bello. Collant, vasellina e carote. Nuova categoria YouPorn. Lui adesso è felicissimo. Ah sì. Ma se lo ci metterà un bel po', sì, perché ricordiamo che i ragni hanno i piedi palpi. Sì, sono organi sensoriali o di riproduzione, perché sono gli organi dove hanno il bulbo. Appunto. Fra loro quello che fanno una tela, okay, sulla quale ci depositano una goccia di sperma che poi raccolgono con i bulbi, che sono la fine dei pedipalpi, e poi vanno a fare un fisting. È un po' come se... Non voglio essere volgare, è un po'... Non so come non essere volgare, è impossibile. È un po' come se vi faceste una sega su un fazzoletto, sì, la pallottolaste più o meno, e poi... Sì, ora la raccogliesse con le mani. Bello, oh, sì, bello, pratico. Comunque, sì, dicevo, cosa fanno i ragni? I ragni iniettano il veleno, digeriscono, o meglio, gli enzimi più che il veleno. Rigurgitano i succhi gastrici sulla preda e poi ciucciano la preda. Bellissimo. La digestione esterna si chiama. Vabbè. Quindi ci mettono un po' a smaciullare, a digerire la preda, ci mettono un pochino. Bello. Quindi in pratica loro zuppa tutti i giorni. Zuppa tutti i giorni, esatto. E poi il problema è che molto spesso dentro i bozzoli, dove loro tengono le prede, dove, sì, catturano, sì, e incapsulano le prede, loro ci rigurgitano, sì, o iniettano questo veleno per poi ciucciarsene. Tu vai, casomai trovi una tela su cui ci sono questi bulbi, con, vedi chiaramente l'insettino dentro, e tu dici: oh, forse è ancora vivo. In realtà è solo l'esoscheletro, perché tutto il resto... Non tutti i ragni fanno così, però ce ne sono molti che... Sì, ovviamente, dei ragni che fanno i bozzoli, si succhiano con la cannuccia. Esattamente. Va bene così. Però, come hai detto giustamente, non tutti i ragni cacciano con le tele. Con le ragnatele, esatto. Non tutti i ragni, tra l'altro, fanno i bozzoli. Esatto. E questa è la parte più figa, perché ci sono dei ragni che hanno dei superpoteri incredibili. Tipo il ragno Bolas. Ah. Ti prego, raccontalo, perché è troppo figo. Il ragno Bolas è uno dei ragni che io preferisco. In realtà ha una tecnica di caccia estremamente interessante. Questo qua si mette in cima di notte. Si mette in cima a delle appendici, piante tipo fiori e quant'altro, e si mette a emettere un feromone di una particolare specie di falena. Quindi feromone, odore di femmina, i maschi di quella specie iniziano ad andare giù di testa. Sento qualcosa. C'è una femmina, esatto. C'è qualcuno qua. Iniziano a ronzare intorno alla sorgente di questo feromone, che però è il ragno, e il ragno a quel punto tesse un filo di ragnatela, alla fine del quale ci mette una gocciolina di colla, e con un movimento al lazzo cattura al volo
la falena. Poesia. Cioè, poesia, cioè, ma tu pensa che cosa incredibile. Quindi tu sputi a terra per attirare praticamente, esatto, quasi. Cioè devi rilasciare questo odore fortissimo per attirare i maschi. Iniziano a girare intorno lì come degli stronzi, dicendo io non vedo nessuno. E intanto lui sta là. E bellissimo, cattura. Fantastico. E sono superpoteri. Poi ci sono quelli che tessono la ragnatela, però effettivamente non la usano per cacciare, perché no, la ragnatela, esatto, in genere viene utilizzata per agguati. Tu ci finisci in mezzo, rimani incastrato, lui arriva bello bello. Alcune ragnatele, sì, sì, vabbè, sì. Altri invece le utilizzano per... Come casa. Altri come segnalazione. Esatto. Vedono un pochino se si muove qualcosa. E poi ci sono quelli che la usano soltanto per spostarsi, esatto, ma cacciano in tutt'altro modo. Quelli sono gli altri fighi, anche perché sono i più... tenerelli, quelli usati anche dalla Disney, no, per rilanciare il ruolo del ragno nella nostra società, che ricordiamo ha un ruolo molto importante, molto più importante delle scope o dei risvoltini. E quindi i salticidi, che sono molto belli perché hanno soprattutto due occhioni grandi, quindi almeno degli 8 occhi che c'hanno, due sono grandi, quindi tu già riesci a trovarlo carino. Poi sono pucciosi, pelosetto, così c'è il musetto piccolino. Si chiamano salticidi perché saltano. Loro sempre hanno il filo di sicurezza, certo, tipo un badge jumping, se vogliamo. Loro saltano sulla preda e poi con l'agguato, insomma, la catturano. Sono predatori d'assalto a tutti, esatto, gli effetti. Tra l'altro, sai com'è figo quei ragni lì? Riescono a controllare la traiettoria del salto usando la ragnatela. Ah, questo non lo sapevo. Questa è una figata assurda. Cioè, praticamente loro cosa fanno? Immaginate, questo sia il ragno, lui salta e intanto fila. Se si accorge che la preda si sposta in basso, lui tira la ragnatela, così la ragnatela genera una forza elastica che lo richiama e gli fa modificare la traiettoria. Ah, fantastico. Sono molto molto interessanti. Sono dei fisici. Sono ingegneri, fisici, tutto sono. Comunque incredibile. Ci sono altri che usano la ragnatela in altro modo. Altro che, allora, questa è una cosa che abbiamo fatto tra l'altro recentemente. Questo, ok. Questo esserino piccolino qua, che si vede, è un ragno comune nelle case, è una steatoda. Ok. E questo ragno qua usa la ragnatela in un modo particolare. Cioè lui usa la ragnatela come un incubatore di energia elastica, che detto così non vuol dire niente, ma semplicemente lui prende i fili di ragnatela e li tira. Ok. Tirandoli, il filo esercita una forza di richiamo elastica, perché come voi tirate un elastico, l'elastico tende a ritornare nella posizione originale, e con questa forza questo ragno riesce a sollevare prede di dimensioni diversissime. Abbiamo che questo ragno l'abbiamo trovato qui in questo corridoio qui dove siamo adesso, che va sollevato una lucertola, solleva dei topi in alcuni casi. E in ok, dei cavalli. I cavalli, no, zebre. Non credo, però solleva delle cose veramente impressionanti. Mia zia, pazzesco. Proprio grazie a questa... a queste carrucole, se vogliamo, anche se non sono proprio carrucole, che lui costruisce con la ragnatela. E questo è uno dei pochi esempi in cui l'animale usa la seta proprio come strumento esterno. Bellissimo. Sì, sì. Abbiamo fatto tra l'altro dei video bellissimi, anche delle foto, c'è proprio questo ratto sollevato. Sì, sì, no. Vabbè. Con un po' di tempo, un po' di pazienza, solleva tutto. Wow. Comunque sì, diciamo che a questo punto la seta di ragno non è che è tutta uguale. Comunque no. Dipende da ragno e ragno. Cioè sono alcune che sono più interessanti per te perché tu le studi, altri che casomai sono più fighe, però insomma, i ragni sono in grado di produrre da 2 a 7 tipologie diverse di seta. Ogni ragno. Ci sono 50.000 specie di ragno, ogni seta è diversa. Alla fine hai una cosa come 150.000 tipologie diverse di ragnatela, di seta di ragno. Ognuna con diverse proprietà e funzioni, quindi le sete sono diversissime. Come dico sempre, il paragone che faccio sempre io, i ragni utilizzano la seta come un coltellino svizzero. E veramente lo usano per tutto, la fanno al bisogno. È come se un po' un canguro tirasse fuori un ombrellino dalla sacca per proteggersi dal sole, delle cesoie per tagliare gli arbusti, delle scarpe per saltare meglio. È proprio è un materiale multifunzionale. Eh beh sì, vi ricordo che ci sono delle specie che depongono le uova dentro dei bozzoli che, sì, vengono costruiti con delle ragnatele molto particolari. Assolutamente, assolutamente. Per esempio questo è un esempio di bozzolo, sono un po' di bozzoli diversi. Questo per esempio, adesso bisogna tirarlo fuori. Ah, c'è pure i bozzoli. Sì, sì, ho tutto. Loro fanno questi bozzoli di seta. Qui ci sono 2 tipologie diverse di ragno, all'interno dei quali ci mettono le uova, che sono queste qui. Ah. Che io qui non ho fatto schiudere perché erano uova sterili. Ok. Però le tengo per far vedere, appunto, vedi che c'ho le uova all'interno. Loro poi possono attaccare il bozzolo alle pareti, quindi avere una cosa del genere. Possono anche prendere un bozzolo e portarselo dietro. Questo è un bozzolo un po' secco, loro lo raccolgono in una pallina e se lo portano in giro. Ok. Vabbè, proprio ci sono diverse tipologie di bozzoli, oppure li appendono alle ragnatele, vedi qua, ci sono i bozzolini un po' più radi.
Ok. Quindi bello, insomma, molto sì. Bello. Ci sono tantissime cose diverse, tanti bozzoli diversi. Che cosa ne pensi di quell'esperimento dove hanno dato al ragno le droghe per vedere come variasse? Perché quella è una cosa che sta girando un sacco. Io non ho letto l'articolo originale. L'articolo originale è stato scritto negli anni 70-80. Ok. Quindi è uno studio molto molto vecchio. Tra l'altro andò anche lì. Gli anni 70 stanno dando l'LSD a qualsiasi cosa. Hanno dato a cavalli, a delfini, immagino ai ragni, a polpi. Che poi tra l'altro... l'output di quello studio, cioè il risultato di quello studio, è che la droga che fa gli effetti peggiori sui ragni è la caffeina, paradossalmente, non è l'LSD. Ed è la mia droga. Esatto. Ok. No, allora, quello studio lì, in realtà, se devo essere sincero, non è che sia molto convinto dell'utilità di quello studio lì, perché... Beh, non era utile, era divertente. No, era divertente. Quello è il discorso. Però, diciamo che sicuramente fa vedere come una droga pesante, come può essere la caffeina, che è oggettivamente pesante, o l'LSD, abbiano degli effetti metabolici su anche organismi che non c'entrano niente con l'uomo. Però sì, non è che abbia avuto un'utilità enorme con lo studio di adesso, no, devo essere però sincero. Vabbè, dai, è interessante vedere come non si capisce se loro cambiano spontaneamente, diciamo, la loro percezione della riuscita della ragnatela, oppure se semplicemente si rincoglioniscono completamente. Però se rincoglioniscono. Si rincoglioniscono e non sanno bene, è un po' come noi che barcogliamo. Esatto, loro... esatto, perché loro hanno questi, per esempio questa cosa qua, quando facevano queste strutture asimmetriche, la ragnatela con dei difetti, è una cosa che è stata osservata anche togliendo degli arti ai ragni. Ah, ok. Perché il ragno, quando fa le ragnatele, sfrutta una propriorecezione, si chiama. Okay. Cioè si orienta sul suo corpo. Ok. Quindi a seconda di come si piega la zampa, lui capisce quanta distanza ha fatto. Ok, ok. Se perde questa propriorecezione, non riesce più a costruire le geometrie perfette. Che figo. Io vorrei concludere con un'ultima storia che a me piace da morire, quella della Pisaura. Ah! Che è una figata. Perché lui utilizza il bozzolo, esatto, in modo molto particolare. Esatto. Allora, in pratica, che poi tra l'altro mi devi spiegare, perché ci sono diverse spiegazioni plausibili e non tutti sono in accordo con la cosa. In pratica il maschio prepara un dono nuziale, quindi ci piazza dentro delle prede. O anche niente. È là che volevo arrivare. Lui dovrebbe piazzare dentro questo bozzolo delle prede che poi offre in pasto alla femmina. La femmina si gira per mangiare, poi in teoria lo accetta, poi lo apre dopo il latto, diciamo. Però nel frattempo lui pum, si accoppia e poi se ne va. Alcuni dicevano che questo potrebbe essere dovuto al fatto che, dato che la femmina è più grossa e cannibale, in questo modo, mentre lei è impegnata o sa di aver da mangiare, lui si accoppia e se ne scappa tranquillo. Il problema, e che fa molto ridere, è che molto spesso sto piccolo infame bastardo, molto spesso e tantissimo spesso, sì, si presenta con un bel bozzolo senza niente e lo lascia là, si accoppia, poi scappa. La femmina apre il bozzolo e ci trova dentro esoscheletri vuoti, bastoncini, pietroline, nulla di nulla. Ci rimane così, dice: oh cacchio, mi hanno fregato. Però intanto lui ci ha dato, che ci ha dato. La spiegazione è questa, cioè nel senso, lui vuole evitare di farsi mangiare, allora, o è semplicemente sì, un comportamento sociale che no, devi presentarti col regalo, altrimenti non te la dà. Allora, il discorso è questo, che chiaramente il cannibalismo sessuale nei ragni è sicuramente qualcosa di presente. Non è così comune come si pensa, però in alcune specie è particolarmente marcato, specialmente quando le differenze di dimensioni sono notevoli, come nella Pisaura, dove la femmina può essere tre volte anche il maschio. E il maschio un po' di timore dovrebbe provarlo. Quindi ci sono delle strategie che sono sia utili a non farsi percepire come preda, ma anche a farsi percepire come la specie giusta, perché ricordiamoci che le tecniche di accoppiamento, certo, dipendono anche dalla specie. Giustamente tu dici, se tu ti presenti con un dono nuziale stai dimostrando di essere una un pisata, grandissimo cacciatore, esatto, un grandissimo maschio e di avere i geni a posto, e quindi ti devi accoppiare con me perché dai, oh, è su via. Però diciamo che le ragioni, in realtà, oltre al fatto del dono in sé, potrebbero essere proprio il fatto che con il dono il maschio espone la femmina a dei segnali chimici che la mettono in uno stato di immobilità. Ok. È una cosa comune questa. Ci sono altri maschi di altre specie che invece di dare il dono nuziale legano la femmina con la ragnatela. Che cazzo dici, veramente? Sì, ci sono. Cioè, dei... i maschi legano la femmina. La legano. Ma è legale? La mordono. Guarda che Bill Cosby. Vabbè, ok, Bill Cosby, no, del regno animale. Okay. E però questo si pensa che sia più dovuto a una segnaletica di natura chimica, chiaramente. Cioè, tipo, io ti blocco. Cioè, la femmina ti lega. Oh, non è legale. No, non prendetelo come esempio, non fatelo a casa, perché ti lega, la femmina dice: ah, questa è la ragnatela, la conosco, è la mia specie, questo è un maschio. È bello resistente, dice, resistente. Senti come regge. Ottimo lavoro, ottimo, wow, lavoro, che figo. Sai perché questa cosa è interessante? Perché quando poi i ragni
la intrappola, no? La femmina è perfettamente in grado di liberarsi. Perché poi il ragno se ne va senza liberarlo. Ok. E lei, la femmina, si libera da sola. Quindi diventa più un rito. Un gioco. Un giochino. Un gioco di ruolo. Un gioco di ruolo. Io faccio Gandalf. E tu fai il Barlog di Mordo. Va bene, abbiamo capito. Non si smette mai di imparare. Quindi, mi raccomando, perfetto. Non prendete i ragni come esempio. Il cannibalismo va bene, quello è socialmente accettato. Legare la femmina, no. A meno che lei non ve lo chieda e non sia consenziente, e lì sono fatti vostri. Però in ogni caso, no. Dai. Dimmi cosa, se vuoi che spruzzi. Devo spruzzare? Ragazzi, ci sono troppi doppi sensi questo video. No, devi andarlo a toccare. Perché queste idee? Arriva la luce così. Dovrei andarlo a toccare. Per favore. Insultalo. Dimmi qualcosa di scoglio. Lo hai fatto arrabbiare. Questi ragni recitano meglio di a te. Di me. È vero. L'avevo fatto di quell'eroe per i ragni. Robe assurde.